a tutti amici, mi chiamo Last Hirugi e benvenuti nel mio canale. In questo video voglio parlarvi delle cose che i pro player fanno e grazie a cosa continuano a migliorare. Cose che voi probabilmente non fate, ma che potreste fare facilmente da adesso in poi per iniziare a migliorare come loro. La prima cosa è che i giocatori professionisti cercano sempre di adattarsi alla meta corrente. Cosa vuol dire meta? È un acronimo che vuol dire The Most Effective Tactic Available, la tattica più efficace disponibile. Questo non riguarda proprio tutti i pro player, ma ad esempio Mongrel è un esempio per questo. Appena esce una nuova stagione, lui analizza subito quali sono le tattiche da usare e cosa potrebbe aiutarlo ad essere sempre un passo in avanti degli altri. Questo è molto importante. Non ha senso ribadire le cose che non ti piacciono nella nuova stagione. Ad esempio nella stagione precedente, quando hanno aggiunto il Charged Pump. Non tutti hanno voluto imparare ad usarlo e quelli che l'hanno fatto invece si sono trovati in una posizione superiore ad altri. Sarà molto più produttivo se trascorri questo tempo imparando nuove tattiche e nuove opportunità che la nuova stagione ti dà. Fortnite è sfortunatamente o fortunatamente un gioco in cui la meta cambia costantemente. Se non ti adegui alle nuove condizioni sarai sempre un passo indietro rispetto agli altri giocatori che lo fanno. La seconda cosa è che i pro player si allenano molto. Il fatto che voi non vedete i pro player allenarsi non vuol dire che non lo fanno. Puoi vedere come i pro player streamano Arena, ma non vedi come si allenano in creativa, uno contro uno, AIM, Kovac, eccetera. Ma questo non vuol dire che non si allenano. Per migliorare costantemente, i top player dedicano un'enorme quantità del loro tempo per allenarsi, e solo dopo, quando streamano, mostrano il risultato dei loro sforzi e la loro abilità. La terza cosa è che i pro player riprendono sempre i loro errori per l'analisi. Per risolvere i tuoi errori, infatti, questo potrebbe essere un fattore chiave nel processo della tua formazione ciberatletica, poiché è l'analisi che può aiutarti a identificare i tuoi punti deboli ed aiutarti a capire esattamente su cosa devi concentrarti per migliorare e per non commettere più questi errori. Attiva la registrazione dei replay nelle impostazioni e la prossima volta che morirai in qualche modo stupido, riguardati il replay della partita, analizza cosa hai fatto di sbagliato. Come potevi evitarlo? Forse era possibile non farsi coinvolgere nel fight. Forse ti sei dimenticato di sostituire il muro ed hai iniziato a curarti senza avere la sicurezza di essere completamente al riparo. Questo ti aiuterà ad evitare di ripetere i tuoi stessi errori la prossima volta. La quarta cosa è che i pro player sono sempre alla ricerca di persone più forti di loro per dare loro battaglia. Se continui a giocare contro persone più deboli di te, non migliorerai mai, perché non c'è incentivo a migliorare, vinceresti comunque. Ma se giochi contro giocatori che ti fanno sudare, allora credimi, ti adatti rapidamente. E il giocatore che una volta era invincibile per te e che ti faceva impazzire diventerà un giocatore del tuo livello. Cerca avversari forti e impara da loro. La quinta cosa è che i giocatori professionisti dormono abbastanza. Sì, esattamente, il sonno. Sicuramente ti sarà successo di aver dormito poco, ti sei seduto per giocare e hai avuto la sensazione di giocare per la prima volta nella tua vita a Fortnite. Le tue mani non ti obbediscono, mirare è praticamente impossibile e in generale sembra che sei diventato un nabbo della Madonna in una notte. Tutto questo è dovuto al fatto che il tuo sistema nervoso non ha avuto il tempo di recuperare. La tua reazione sarà semplicemente orribile. Se non dormi abbastanza, i tuoi risultati peggioreranno giorno dopo giorno. Pensa un po', è meglio dormire altre 2 ore e quindi arrivare ad una somma di ore del sonno di almeno 7 ore, oppure dormire 2 ore in meno, sederti a giocare senza aver dato la possibilità al tuo sistema nervoso di recuperare abbastanza, e poi essere incazzato costantemente perché non riesci a fare le cose. Questo non è il massimo per avere qualche buon risultato, credimi. A proposito, l'irritabilità è uno degli effetti collaterali della mancanza del sonno. Tutto qui, cari amici. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscriviti al canale se questo video ti è stato utile. Schiaccia la maledetta campanella per non perdere nuovi video. Mi farà molto piacere se mettete un mi piace e mi lasciate un commento. Scrivete nei commenti su cosa volete che faccia il mio prossimo video. GG. Ciao.